Gentili telespettatrici e telespettatori di TCCOSP, benvenuti e bentornati a un nuovo appuntamento settimanale con l'informazione sindacale libera e indipendente del COSP, che come vedete è uscita dallo studio per rimanere vicino a voi anche in questo periodo di vacanze. E lo faremo con una telefonata esclusiva che abbiamo realizzato con Franco Maccari, segretario generale del COSP, sugli argomenti di stringente attualità. Sono attimi decisamente complicati quelli che stiamo vivendo dal punto di vista legislativo alla Camera e anche al Senato, e sono tutti fatti che ci riguardano, nonostante qualcuno si sia tirato fuori per presunte vittorie solidarie. L'unione fa la forza, questo lo sappiamo, e su questo piano dobbiamo andare avanti tutti assieme, ma di questo parliamo con Franco Maccari. Lasciamo quindi subito la parola alla regia. Siamo al telefono con Franco Maccari, segretario generale del COSP, al quale rubiamo qualche minuto dal lavoro in realtà, ma non dalle ferie, per concedere questa intervista per il TG COSP, questa edizione particolare e speciale che il TG COSP propone in questo mese di agosto, perché è il momento di fare il punto della situazione. Sono molte i quesiti e le domande che stanno giungendo alla Segreteria Nazionale sulla mobilitazione, sul proseguire questa azione di contrasto anche nei confronti dell'amministrazione molto dura, ritirare dalle commissioni i propri rappresentanti, ma la cessazione di tutte le deroghe che permettono in realtà il funzionamento di tantissimi servizi che a causa delle deficienze numeriche invece andrebbero altrimenti rimodulati in maniera molto più seria. L'amministrazione si è abituata ad ottenere tutte le deroghe possibili, il COSP si è messo di traverso unitamente agli altri sindacati, ma all'appello ne manca uno, di questo parleremo dopo. Parliamo prima della mobilitazione pubblica già annunciata e già evidentemente nelle corde dell'azione sindacale congiunta tra i 7 sindacati. Franco, che cosa ci dici quindi su queste iniziative delle prossime settimane? Iniziative continuano finché non terremo quello che ci hanno raffinato già mai da 4 anni. Credo che sia un tempo più che sufficiente per poter rivendicare, insomma, il ripristino. Stiamo parlando degli automatismi stipendiali. Stavo parlando di quelle voci che comunque, anche se non sono veri e propri rinnovi contrattuali, anzi, ma sono stati prelievi forzati che poi sono stati calati a pioggia man mano che la gente, in questi 4 anni, la gente, i colleghi ovviamente, maturavano i vari scatti di anzianità, non si chiamano più scatti, ma insomma, per capirci, qualifiche, vincevano concorsi, l'assegno di funzione, che è stato rapinato in maniera davvero vigliacca, perché non è neanche da dire si fa un obolo di tutti di 10 euro, allora era una cosa equa, o il 0,5%, qui è andato proprio a chi è capitato in mezzo ha pagato, c'è chi ci ha rimesso anche 2, 3, 4 mila euro all'anno, insomma, stiamo parlando di sciocchezze. Ecco, questa è la battaglia, questo è il punto di rottura con tutto. Martedì, tra l'altro, siamo impegnati in una riunione tra tutti, non solo sindacati di polizia, ma anche COCER, delle varie appunto forze di polizia, per continuare. Noi abbiamo dato il là come sindacati di polizia, come ricordato anche facendo reazioni interne all'amministrazione, perché è vero che ce la siamo quasi fatta male da soli, bloccare le commissioni, bloccare le commissioni di disciplina, bloccare in deroga le reprimità, vero anche che abbiamo chiesto un sacrificio anche su questi colleghi, perché molte volte erano mezzi e modi per poter guadagnare qualcosa, ovviamente lavorando in più, non è che non lavorano in meno, ma il gioco vale la candela, perché il ministero deve fare, il dipartimento nostro deve fare la sua parte, il ministro dell'interno deve fare il ministro dell'interno, cosa che gli abbiamo rifacciato più volte di non fare, o meglio di imparare dalla Pinotti, che probabilmente almeno pubblicamente sicuramente si muove sicuramente di più. Siccome il nostro ministro non è secondo nessuno quando vuole anche manifestare il suo pensiero, sa come farlo e veicolarlo, ci è sembrato strano che con questo argomento non lo facesse. Guarda, è vero anche una cosa, che è difficile tenere insieme i sindacati di polizia, perché ognuno ha le sue peculiarità, magari ognuno ha anche pressioni dalle province, insomma, perché c'è chi vorrebbe fare di più, chi spingere sull'acceleratore, chi rallentare, perché chiaramente non tutto, non sempre, insomma, è buona cosa per i colleghi stessi. Noi adesso abbiamo
l'obiettivo è quello di mantenere il cartello unito, cioè tutti i sindacati. Purtroppo uno si è sfilato, come si accennavi prima, si è accontentato del primo risultato ottenuto, che con tutto rispetto era fondamentale per la vita del sindacato, ma non è assolutamente fondamentale per la sopravvivenza, oserei dire, dei poliziotti, ed è quello del taglio dei permessi sindacali, che per fortuna è cambiata la norma, proprio ieri è stata votata, scusa, venerdì, giovedì scorso è stata votata alla Camera con un nuovo testo che sono stati tagliati praticamente tutte le convocazioni dell'amministrazione, un po' tecnicistico, ma comunque ci ha consentito di sopravvivere. Ma non era questo l'obiettivo per cui noi abbiamo lavorato, per cui abbiamo posto in essere queste iniziative, per cui abbiamo tenuto insieme questo cartello, appunto questo sindacato che noi chiamiamo il COSA, perché che ancora una volta si dimostra come un COSA, cioè un'entità astratta che dovrebbe essere un autonomo, il principe SAP, quindi adesso ci ha fatto un danno enorme, ha fatto un danno alla categoria enorme, sfilandosi, accontentandosi di questo risultato. E soprattutto anche riaprendo sul territorio la possibilità di firmare qualsiasi deroga. Certo, non sono loro che determinano i tavoli di trattativa, che insomma, per fortuna già del 50% loro non ce l'hanno da nessuna parte, ma questo comunque non rende più omogeneo il fronte, più, non lo rende più compatto. Per questo che abbiamo alzato il tiro, adesso coinvolgiamo anche le rappresentanze militari, che normalmente non abbiamo molto a cuore. Beh, certo, le differenze ci sono e si fa fatica a tenere assieme tutti, però è difficilmente comprensibile all'interno, infatti da questo punto di vista arrivano anche diversi quesiti sul perché ci sia stata fatta questa scelta letteralmente un'ora dopo che era stato approvato l'emendamento alla Camera. È difficile da credere, tutti a un certo punto pensano che ci siano sempre chissà quali grossi meccanismi dietro, purtroppo sembra più realistico e più reale. Una semplice presa di distanza senza nessuna motivazione, senza nessun contrasto all'interno del cartello, senza nessuna differenza di opinione insanabile. Anzi, c'è chi ha tirato, anche come al solito succede, chi scrive, chi propone le riunioni, chi propone le iniziative, altri che si accodano, altri che le arricchiscono. E questo dovrebbe essere l'idea che sempre molti colleghi hanno avuto del sindacato, ovvero sia di fare un fronte unico dinanzi alle problematiche, soprattutto dinanzi ai soprusi dell'amministrazione. Ed appare quindi incomprensibile, ma purtroppo, dobbiamo dire realmente purtroppo, non ci sono differenze ideologiche, non ci sono chissà quali alti scopi, ma pare piuttosto una misera rincorsa a un semplice mantenimento dello status quo, e si parla chiaramente non solo di stacchi sindacali, ma anche delle tessere, quindi potersi vendere sul territorio ai colleghi in una maniera che va in realtà a discapito di tutta la categoria, e Certo. soprattutto difficilmente comprensibile all'esterno. Un fronte frantumato, seppur un pezzo non determinante, se ne va, comunque può far leva sui detrattori del partito della polizia, ovvero sia, visto che il nostro dipartimento è completamente assente in tutte le fasi che ci dovrebbe invece vedere coinvolti anche di decisioni, ma sono solo i sindacati che si muovono a difesa dei poliziotti. A differenza di quanto accade con i militari, vediamo che i COCER plaudono all'azione del proprio ministro, noi non possiamo fare altrettanto, e questo lo diciamo con Noi è un molta pezzo che non lo amarezza. facciamo, a dire la verità. Non lo possiamo fare, purtroppo non lo possiamo fare. Vorremmo avere l'ausiliaria, vorremmo avere tante prerogative che i militari evidentemente stanno staccando nei meandri di questi tortuosissimi emendamenti che si vengono approvati alla Camera all'interno della razionalizzazione degli uffici giudiziari. Diventa difficile da spiegare, ma purtroppo si parla di meccanismi molto, molto semplici, ovvero sia si cerca o una militarizzazione della polizia di Stato o un mantenimento di determinate classi di privilegio che francamente sono quantomeno difficili da comprendere quando poi ci vengono sbattuti in faccia determinati tipi di sacrifici solo perché c'è la crisi, insomma. E l'azione del COISP da questo punto di vista è abbastanza chiara e non è mai stata nascosta. Abbiamo sempre fatto e pubblicato tutto quello che potevamo per appoggiare le iniziative politiche, ma a chi ci dobbiamo rivolgere a questo punto? A chiunque, come sempre, noi abbiamo anche il gioco facile su questo.
nel senso che noi abbiamo sempre detto che siamo talmente autonomi, siamo appunto indipendenti, quindi noi applaudiamo solo a chi fa gli interessi della categoria, che poi gli interessi della categoria sono gli interessi della gente, che noi stiamo parlando solo di questioni economiche, anche, stavolta anche, stiamo parlando del benessere del cittadino, stiamo parlando dei mezzi, stiamo parlando della chiusura degli uffici. Vogliamo discutere, vogliamo però avere degli interlocutori che oggi non ci sono. Quindi quando io prima ho detto con tutti, in realtà purtroppo devo anche contare sulle dita di una mano coloro con i quali ci riusciamo a confrontare. Uno è Fiano, non posso nasconderlo, l'ha citato per la sua abnegazione, la sua anche presenza, ma è uno su 900, voglio dire, senza contare che il governo dovrebbe strutturalmente dialogare con noi, invece non ha risposto neanche alle richieste formali di incontro, mandateci a Renzi, a Lombardia. L'unico, devo dire, che ha fatto gli incontri con noi è il nostro ministro, ma ne è sempre uscito con la salute, essendo una specie di punchbowl, insomma. Vedremo nei prossimi giorni, perché la partita ormai è lunghissima, e qui a giorni è che tutti adesso sono più attenzionati dalla questione del Senato, come si sta svolgendo, la bagarre che succede ogni giorno, il non voto, il taglio, il canguro e quant'altro. Ma in realtà parallelamente ci sono tutti questi progetti che stanno andando avanti in maniera spedita anche alla Camera, poi sicuramente al Senato, o al Senato sono già stati trattati e adesso sono alla Camera per la conclusione. Sono momenti che non c'è spazio né per ferie né per giornate di riposo. Beh, certamente vediamo, seguiamo tutti con un occhio molto attento a quello che accade alla Camera, al di là dei resoconti più o meno folcloristici degli emendamenti di cui poi vedremo un tratto anche nel nostro no comment. Ma per quanto riguarda invece il COISP, il 2014 e questo periodo segna in qualche modo un anniversario, non certo del COISP inteso come organizzazione sindacale che esiste da molti anni, ma da quell'ingresso nel COISP di un consistente numero e una certa qualità nel fare sindacato. Sono passati 10 anni. Tra pochi giorni, fondamentalmente, sono passati 10 anni. E Sì. quindi, qual è il ricordo migliore di questi 10 anni? Migliore? Ogni giorno perché c'è la possibilità, anche se con 10 anni è difficilissima, onestamente, di fare sindacato vero, di fare quel sindacato che difende anche l'ultimo dei colleghi, o almeno quello che vorrebbero far vedere che è l'ultimo. Non nascondo anche la soddisfazione, ad esempio, negli ultimi 2 mesi di aver portato a casa ben 7 provvedimenti, uno di fila all'altro, che erano pesanti per i singoli colleghi. Mi riferisco quindi a trasferimenti per incompatibilità ambientale, a sanzioni disciplinari, che sono state demolite dalla nostra azione, piano piano, uno per uno, un lavoro immane. 7 risultati su 7 positivi, tant'è che martedì scorso ho voluto avere un incontro con il capo della polizia per chiedergli non tanto di avere una medaglia, e neanche perché penso che abbia voluto farmi un regalo di Natale anticipato, dandosi questi 7 risultati positivi, ma perché deve chiedersi come mai 7 provvedimenti riescono a essere demoliti solo perché un sindacato si interessa. Significa che coloro che sono preposti alla trattazione di queste pratiche dovrebbero cambiare mestiere per essere buoni, per usare dei termini, diciamo, pubblici. In realtà userei ben altri termini per questi signori, che usano trattare le persone, o meglio, le pratiche che riguardano le persone come fosse condire ogni serata. E non c'è Certo. cosa peggiore di trattare le persone in questa maniera.
si conclude così questa edizione speciale del TG Cosp. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, ringraziando chiaramente l'ufficio comunicazione d'immagine, non solo per la nuova veste grafica e la sigla, ma anche per i contenuti di questa trasmissione. Buone vacanze, buon sindacato e buona settimana a tutti.